nessuno, c'è sempre meno gente. Qui non si vede un'anima, non è possibile. Sì, Flor, dobbiamo trovare il modo di fare qualcosa. Credo che bisogna metterci un po' di brio. Manca energia, totalmente. Non so. Totalmente, quando entri in una palestra devi sentire che ricarichi le batterie a full. Sì, sì, dobbiamo dargli una scossa. Sì, una scossa, non riesco a darla alla mia vita. Come faccio a darla a questo posto che non... Beh, forse dobbiamo rilassarci, perché se ci deprimiamo è finita. Dobbiamo fare uscire il classico coniglio da cilindro, qualcosa di particolare. Io avrei avuto un'idea e penso che possa convenire sia a voi che a me. Quale? Vedi, io ti posso comprare la licenza del bar e così diamo una scossa a questa palestra. Oh, ma che splendida idea! Sei un genio, vero? Sei un amore comprare una licenza di un bar dove non entra nessuno. Lo fai perché mi vuoi bene, vero? Flor, è un investimento per il futuro, per la mia vita. No. Questo posto io lo rimetto su, ricorda le mie parole. Facciamola fare, sì o no? Benissimo. Bene. Io adesso vado a farmi un tuffo. Mi faccio una nuotata, mi faccio bella e poi sistemiamo tutto, d'accordo? Questo posto tornerà galla. E la faremo! Evviva! È un atteggiamento che vogliamo noi giovani. Questo vogliamo. Olivia, vuoi venire con me a vedere le cose che ho comprato? Ovvio. Devo semplicemente collegare questa meravigliosa prolunga al filo della lampada e potrò distruggere Flor. Non resterà niente, nessuna traccia di quell'odiosa, sì. Alla fine non resterà niente di lei. Mascherata da commissario Maigret? Che c'è? Dammi la lampada! No, non te la do! È pericoloso! È mia! No, la lampada è mia! La do. È no, pericoloso! È mia! Fermati. È mia! Ma... Ma che ti prende, Delfina? Ti tuffi in piscina vestita, ti mascheri, giochi con l'elettricità! Io non ti capisco, sei proprio matto! No!